Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo il mini flessibile della Parkside, lo vediamo tra poco. Senza fare troppi giri di parola, questo è l'utensile che più ho utilizzato nel corso degli anni. La Parkside ha fatto di questi due utensili due versioni che sono uscite in Italia. Di queste due versioni la Parkside ha fatto vari modelli, il primo uscito in Italia aveva il tasto superiore e il secondo il tasto laterale. Tra poco uscirà un altro modello che utilizzerà le batterie 12V TIM ma avrà il pulsante superiore. Questo pulsante è stato molto criticato perché scomodo da attivare, non dà una grande ergonomia e soprattutto era spesso fonte di guasti. Il blocco motore è situato in posizioni differenti. In vero esiste anche una versione con batteria a 20V ancora uscita in Italia che però rende l'utensile decisamente più pesante. In entrambe queste versioni è sufficiente bloccare il motore, sfilare la brucola esagonale, sganciare il blocco del disco, sfilare il disco e poi cambiarlo. Mi raccomando, ricordatevi di serrarlo in maniera piuttosto energica. Cari amici, giunti a questo punto del video, vi lascio al test e tutti i progetti che ho realizzato con questi utensili davvero eccezionali. Buona visione!